Questo programma è offerto da Palermo, bimba aggredita dal pitbull dei genitori. Palermo, dopo il crollo, murata piazza della Vucciria. Bagheria, prime parole della società dopo lo scandalo calcistico. Palermo, sfida casalinga con il Padova. Palermo, bimba aggredita dal pitbull dei genitori. A Carini, in provincia di Palermo, una bimba di 8 anni è stata aggredita dal pitbull di famiglia. La piccola vittima ha riportato una profonda ferita alle labbra e la perdita di un dente a causa del brutale morso dell'animale. La bambina è stata soccorsa prima dai medici del centro d'emergenza di Carini e, subito dopo, al civico, dove è stata ricoverata in chirurgia plastica. I genitori sono stati denunciati per omessa custodia. Palermo, dopo crollo, murata piazza alla Vucciria. Il comune di Palermo ha disposto la chiusura, con un muro con pietre di tufo, di piazza Garafello, alla Vucciria. Dopo il crollo della palazzina, gli operai, per scongiurare gli incidenti, hanno bloccato gli ingressi alla strada. Gravissimi disagi per i proprietari dei pub, che rischiano di non poter raggiungere i propri locali e di non avere più clienti. Palermo, muore dopo l'asportazione di un neo. Maria Acquisto, 53 anni di Carini, è deceduta al Policlinico di Palermo nel corso di un intervento chirurgico. Una semplice asportazione di un neo che però è costata la vita alla donna madre di una bimba di 6 anni. I medici rendono noto di aver eseguito tutte le dovute procedure e tutti gli accertamenti. La morte potrebbe essere stata causata da uno shock anafilattico. Domani verrà eseguita l'autopsia. Intanto la procura ha aperto un'inchiesta. Bagheria. Comunicato stampa sullo scandalo calcistico. La SSD Bagheria Calcio SRL ha dovuto apprendere della sconcertante iniziativa presa dalla propria squadra in occasione della partita di Coppa Sicilia tenutasi lo scorso 5 febbraio 2014 a Petrosino. Nessun dirigente era purtroppo presente in occasione della partita e la società non è potuta intervenire drasticamente come i fatti verificati si avrebbero reso necessario. Dopo aver sentito i propri tesserati, la SSD Bagheria Calcio SRL sente il dovere di dissociarsi dal comportamento inqualificabile ed antisportivo purtroppo assunto dalla propria squadra quel giorno in campo, che non fa onore alla storia della compagine bagherese e della città tutta. In attesa di assumere i necessari provvedimenti nei confronti di quanti si sono resi incredibilmente colpevoli di tanto, non rimane a questa società che chiedere scusa all'intero mondo dello sport, alla FIGC, ai tifosi, a quanti hanno vestito con onore e dedizione questa maglia e alla città intera. Si sente, infine, il dovere di chiedere perdono a quanti credono e lottano giornalmente per i valori dello sport e per la formazione dei giovani. La SSD Bagheria Calcio SRL, per la seconda volta in pochi mesi, si trova a dover fare i conti con il lutto ed il dolore insopportabile, rinnovato oggi dal fango che inopinatamente imbratta la gloriosa maglia nero-azzurra. Palermo. Parenti imputati. Chef Giunta dice bugie. I parenti degli imputati Giovanni Rao e Maurizio Lucchese, a processo per estorsione nei confronti dello chef Natale Giunta, hanno inveito contro il collegio e appena usciti dall'aula hanno lanciato le panchine del tribunale. Il figlio di Rao, Vincenzo, sulla sedia a rotelle dopo un incidente, si è buttato a terra e i parenti hanno fatto un sit-in davanti l'aula. «Mio padre è innocente!» urla. «Giunta si è inventato tutto!» Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristoranti e pizzeria. Contrada piano di scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091 8467 529.
sexy, sexy danza. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Fisco, evasioni 400 milioni a Palermo nel 2013. Gli sprechi della spesa pubblica sono stati al centro dell'azione di contrasto della Guardia di Finanza nel 2013, come è stato detto oggi per il consuntivo dell'attività Palermo e provincia. Sono state scoperte truffe nei finanziamenti pubblici, comunitari e nazionali per oltre 173 milioni di euro, più che raddoppiati rispetto al 2012, di cui 12 milioni bloccati prima dell'erogazione, con la denuncia all'autorità giudiziaria di 156 soggetti, di cui 7 arrestati. Palermo, furto di carburante alla RAP. Tre arresti. I carabinieri hanno tratto in arresto tre giovani che sono entrati nell'autoparco della RAP, azienda della raccolta dei rifiuti a Palermo, perché sorpresi mentre svuotavano i serbatoi di diversi autocompattatori. Andrea Ragona, 20 anni, Natale Vaccarella, 28 anni e Stefano Novello, 34 anni, sono finiti in manette. I tre, arrivati a bordo di un furgoncino Volkswagen Caddy e di una Lancia Y, hanno scavalcato il muro e hanno prelevato il gasolio dei mezzi. I militari, a conferma di ciò, mentre controllavano hanno trovato decine di bidoni pieni di carburante. I tre, giudicati con il rito direttissimo, hanno ricevuto la convalida degli arresti. Palermo. Incendiato un camion nella notte. Intimidazione a un'impresa di Carini. Intimidazione nella notte ai danni dell'impresa di Movimento Terra AB Costruzioni SRL a Carini. Un ignoto è entrato nell'azienda in via Dominici e ha incendiato un grosso camion, adesso distrutto. I carabinieri hanno ascoltato il titolare Anthony Basile, di 24 anni, che non ha saputo spiegare i motivi di questa aggressione. Per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco. Palermo. Piano PD e UDC per sostegno a Crocetta. Lunedì un vertice di maggioranza a Roma per blindare il testo sulla riforma delle province. Poi, dopo le primarie del PD, per le elezioni del nuovo segretario siciliano. Nuovo vertice a Roma, in programma il 18 febbraio, per concordare un'agenda di governo e l'eventuale rimpasto. È il patto tra PD e UDC, definito stamani dal renziano Davide Faraone e dal ministro Giampiero D'Alia, leader dei centristi in Sicilia, che si sono incontrati a Roma. Agrigento, Sodano risarcirà Comune. L'ex sindaco Calogero Sodano dovrà pagare al Comune d'Agrigento un risarcimento di 100.000 euro per danni d'immagine per non aver contestato, in qualche caso favorito, l'abusivismo edilizio nell'area della Valle dei Templi. Lo ha deciso la Corte dei Conti della Regione Siciliana, che ha respinto un ricorso straordinario di Sodano. Sodano era stato già giudicato in sede penale. La Corte dei Conti lo aveva poi condannato in un giudizio separato a risarcire il Comune per danni d'immagine. La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata. I siciliani un popolo che merita di essere ben informato. La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano. E questo è lo slogan del nuovo portale di informazione trinacrianews24.it. Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo. Corrispondenti da tutta la Sicilia. Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità. Un portale di informazione costituito da giovani universitari uniti non solo per la passione per il giornalismo, ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra. Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale. Trinacrianews24.it sta arrivando. Noi siamo pronti. E voi? You sexy, sexy dancer. We'll be right back.
ambiente ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria. Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Palermo. Successo per il concerto alla RAI di Francesco Maria Martorana. Grande pubblico per il concerto conclusivo della rassegna Fuori Colonna, realizzata al Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo dal direttore artistico Francesco Martorana. Un'ora e mezza di musica dal vivo con ben 10 chitarre diverse, magicamente suonate dallo straordinario talento bagherese Franco Maria Martorana. Nella passione per la musica argentina e per il tango in particolare, il musicista è stato accompagnato dalla strepitosa e sensuale voce della compagna Silvia Frittitta. Atmosfera magica che ha toccato punte di vera commozione nel ricordo del giornalista Rai Giancarlo Licata, prematuramente scomparso 3 mesi fa e che nello stesso luogo del concerto lanciò la nuova stagione del format televisivo Mediterraneo. Palermo, Museo delle Marionette. Oggi 8 febbraio alle ore 17 presso il Museo Internazionale delle Marionette in piazzetta Antonio Pasqualino numero 5 a Palermo si terrà l'incontro con la compagine del Teatro dell'Opera dei Pupi Siciliani per la creazione di un network di promozione comune dei cartelloni dei teatri di opera dei pupi attivi in Sicilia. E verrà consegnato il diploma con il quale l'UNESCO ha riconosciuto l'opera dei pupi siciliani come capolavoro orale e materiale dell'umanità. Palermo, sfida casalinga con il Padova. Voglia di riscosse in casa per Iachini e i suoi uomini. I rosanero, infatti, sperano di ottenere quest'oggi sul campo del Barbera i 3 punti utili per mantenere salda la vetta della classifica. La sfida sarà contro un Padova che lotta per non retrocedere e guidato da un nuovo allenatore, Michele Serena, subentrato in settimana dopo l'esonero di Mutti. Il Palermo ritrova finalmente Sorrentino in porta. Ancora stop per gli attaccanti Dybala e Belotti. Riconfermata, infatti, in attacco la coppia Hernandez-Lafferty. In panchina va invece il nuovo acquisto Lazar. Questo programma è stato offerto da del portale ilmeteo.it Antonio Sanò vi augura una buona domenica. Previsioni per il 9 febbraio 2014, una nuova perturbazione coinvolge il centro e la Campania con piogge diffuse moderate sul Lazio. Vediamo il dettaglio: al nord ultime nubi al mattino sui settori di nord-est con piogge sul Friuli, poi migliora su tutte le regioni con cielo poco o parzialmente nuvoloso, nuovo peggioramento da ovest in nottata. Al centro nella parte centrale della giornata piogge che interessano il Lazio, l'Umbria e sparse deboli in Toscana, migliora anche in questo caso nel corso del pomeriggio, più sole sul resto delle regioni. E vediamo come al sud le piogge interessano in mattinata ancora la Campania, sparse deboli sulla Puglia, migliora già nel corso del pomeriggio con fenomeni in decisa diminuzione, cielo parzialmente nuvoloso sul resto delle regioni. Vediamo anche la neve che cadrà debole al nord-est sopra i 700 metri, oltre 1200 metri in Appennino, venti deboli o moderati di libeccio su gran parte dei bacini. Diamo un'occhiata anche alle temperature, minime al nord con 2-10 gradi, tra i 7 e gli 11 gradi sul resto della penisola. Di giorno prevediamo 9-14 gradi al nord, mite al centro con, vedete, 11-15 gradi e fino a 17-18 gradi al sud. Amici carissimi, la previsione finisce qui. Vi auguro di trascorrere una buona domenica in famiglia, con gli amici allo stadio o anche soli, che è comunque sempre meglio di essere mal accompagnati, è vero? Ilmeteo.it è la più grande famiglia del web.